Direttore, come è andata quest'anno la borsa? È in corso, le prospettive sono buone, questa è la terza edizione di Aurea che si tiene in Calabria, in questo santuario che è la massima rappresentanza della religiosità calabrese, non si poteva non fare al santuario di Paola. Abbiamo 52 operatori stranieri, buyer che sono già al lavoro con i 103 seller calabresi, sempre in aumento rispetto all'edizione precedente, quindi segno questo di grande interesse del territorio e delle imprese a questo segmento importante del turismo calabrese. Il turista consapevole non è quello che sceglie un prodotto, ma sceglie un luogo e questo luogo lo sceglie in base a diversi criteri che esprimono i suoi bisogni. E ormai le indagini sul turismo religioso individuano proprio nel turista consapevole un tipo bisognoso di profondità, di essenzialità, di sobrietà, ma soprattutto vuole diventare protagonista dei territori che visita, un visitatore quasi, che vuole immergersi nella cultura, nelle tradizioni, nel vissuto e fare un tutt'uno con la comunità che ospita, con la comunità ospitante, dove non si sente un estraneo o un invasore, ma uno di casa. It's the first time in Calabria? Yeah, I'm David Evans, I'm from the UK, in the north of the UK, just near Manchester. And this is my first time, and what I've seen so far has been very, very impressive. Great people, great weather, and some very, very interesting hotels from the workshop. Allora, è la prima volta che viene in Calabria, è rimasto molto contento delle persone e degli hotel che i seller vengono qui per vendere i loro pacchetti.